Grazie Presidente. Con il mio intervento consegno il voto di astensione al gruppo del Movimento 5 Stelle perché, nonostante poi ci siano delle cose apprezzabili nella mozione, come appunto le considerazioni sul fatto che effettivamente questi sgomberi ordinati dalla Prefettura poi a ben vedere gravano sulle casse del Comune di Roma, cioè effettivamente si dà esecuzione per motivi di sicurezza. A queste situazioni, però poi effettivamente le situazioni di gestione poi degli occupanti ricadono e soprattutto le situazioni di gestione delle fragilità ricadono sulle casse del Comune di Roma. Io questo credo che sia un punto assolutamente condivisibile con la mozione del consigliere Pelonzi. Tuttavia consegno il voto di astensione perché ci sono delle incoerenze che secondo me giocano un po' sul fatto, insomma, mischiare, diciamo, delle cose, delle situazioni che non c'entrano una con l'altra. Mi spiego. Si chiede di costruire alloggi ERP per gli occupanti, per tutti quanti, ma io rifletto su questa cosa. Anche nella denegata ipotesi in cui in 5 anni si costruissero edilizia residenziale pubblica per tutti quanti, no? Utopia, però insomma a me piacerebbe pensarlo, ma a ben vedere, a me viene a riflettere, sarebbe solo per chi sta in graduatoria ERP. Non c'è, e sicuramente non per gli occupanti. Ci sono delle graduatorie ormai quasi decennali, ahimè, e via dicendo, quindi diciamo che nonostante poi alcuni punti siano condivisibili, questa mozione, insomma, rimane un po' così, quindi consegno il voto di astensione al gruppo Movimento 5 Stelle e grazie.